Ed eccoci qui con una nuova puntata di Meme Economics. Vi raccontiamo l'attualità, la finanza, l'economia e la politica attraverso il linguaggio dei meme, meme che facciamo noi ma che raccogliamo anche dal web. La solita domanda quando cominciamo: dove eravamo rimasti? Beh, se guardiamo la finanza, eravamo rimasti a un driver che su tutti sta catalizzando l'attenzione e sta cambiando sostanzialmente le cose a cui eravamo abituati a vedere in un altro modo. Di cosa parlo? Parlo dei treasury, del rendimento dei titoli di Stato americani, innanzitutto, che sta appunto cambiando completamente le cose e il panorama finanziario. E lo vediamo con il primo meme, perché se sei il Nasdaq, qui interpretato da Alberto Angela, e ai rendimenti record dei treasury bond si aggiungono le prossime tasse di Biden alle big tech. Beh, è una tragedia nella tragedia, come direbbe appunto Alberto Angela, perché poi a questo driver che continua a catalizzare appunto le attenzioni si aggiungono poi le varie notizie che accelerano quei cambiamenti in corso. E ci sono dei cambiamenti anche su altri asset, cambiamenti però schizofrenici quasi. Guardiamo il prossimo meme che in qualche modo risponde alla domanda che ci poniamo sempre nel nostro titolo: stonks o non stonks? Confused stonks. Perché? Perché guardiamo al petrolio che il 23 marzo fa meno 6,38%, il 24 fa più 6,02%, il 25 marzo fa meno 4,25%, e poi c'è stato un altro giorno in cui ha perso oltre 5%. La verità la conosciamo, insomma, c'è il rallentamento della ripresa dell'attività che sta generando un calo dell'offerta, e poi c'è una nave incagliata allo strato di Suez che in qualche modo sta facendo aumentare invece il prezzo del greggio. Ecco spiegata l'andamento schizofrenico e il confused stonks che vi abbiamo mostrato. Ma la confusione sembra sia abbastanza generale e diffusa, tant'è che adesso le banche centrali danno notizie di cui sostanzialmente forse non abbiamo neanche bisogno. Cioè la Banca Centrale Europea, che questa settimana dichiara: lo spread è migliorato con l'arrivo di Draghi. Beh, voglio dire, insomma, è sotto gli occhi di tutti, ce n'era così bisogno? Vabbè, insomma, noi nel caso insomma annotiamo come il pinguino di Madagascar, e va bene così. In tutto questo c'è nella confusione generale c'è anche una sorta di attesa che comincia a diventare forse un po' eccessiva, perché dal 2009 che il FTSE MIB non supera i 24.500 punti, adesso è lì che sta solleticando quella resistenza. E allora è troppo facile il prossimo meme che vi mostriamo. Eccolo, il nostro amico trader che aspettava che Piazza Affari superasse quota 24.500. A proposito di gente seduta al computer, si parla tanto in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane di DAD, di didattica a distanza, e delle problematiche ovviamente che sta generando questo tipo di comunicazione, questo tipo di lezioni alternative, insomma, per quanto riguarda il sistema scolastico. Tant'è che se ne vedono di ogni. Ad esempio, questo è un esempio abbastanza significativo: prof che dice accendi la cam perché ce l'hai spenta. Io, dietro possono fare qualunque cosa, da leggere libro, fumetti, guardarsi i programmi e perché no anche prepararsi una colazione abbondante come il nostro amico in questo meme. A proposito, poi ci sono anche situazioni che non dipendono da noi. Questo vale per la DAD, ma anche per lo smart working. E il meme che vi mostriamo dei nostri amici di TML ce lo dimostra: un'immagine dei miei vicini mentre sto provando a seguire una videoconferenza o una DAD, un bel trapano gigante che sembra, insomma, stia in qualche modo agendo su un muro che magari ti sembra essere proprio a 2 centimetri da dove ti trovi, quando magari in realtà è all'ultimo piano. Però in quel momento in cui stai per avviare la videoconferenza è puntuale, non manca mai il trapano e i lavori che vanno a disturbarti. Beh, insomma, in questa situazione è difficile mantenere il controllo, è difficile in qualche modo riuscire a rimanere, insomma, non dico sani di mente, ma prima parlavo di confusione generale. Guardate che cosa ha pubblicato il Televideo, questo non è un meme, è la verità. Stati Uniti, Russia, Mosca richiama per consultazioni il suo ambasciatore dopo che Putin ha definito Putin un assassino. Insomma, Putin se la canta e se la suona. Ecco, vedete che la confusione c'è da registrare un po' ovunque, anche
nella comunicazione e chi fa comunicazione è un po' alle prese con una situazione piuttosto borderline, anche perché comunque insomma la pandemia sta mettendo sotto pressione un po' tutti a un anno, a più di un anno dalla prima emergenza vera. E noi ci siamo anche un po' immaginati quali possono essere le discussioni e i colloqui, i dialoghi, magari anche tra amici o nella routine di tutti i giorni. E qui abbiamo trovato un bel meme che arriva direttamente dalla pagina ufficiale della Lego. È arrivata la polizia, non ce la faremo mai, dice il gruppo dei malviventi. Ragazzi, ho un piano, e lui dice: sì, il mio piano è, abbiamo cancellato la marca della telefonia con 100 giga e 10 euro al mese. Insomma, è una situazione che non ci sentiamo di escludere, francamente, anche all'interno di una rapina e di una situazione di questo tipo. Ovviamente scherziamo e salutiamo gli amici della pagina ufficiale Lego di Instagram, tant'è che poi c'è anche chi sa scherzare per davvero, che prendendo quello che è accaduto sulla questione dei vaccini di AstraZeneca, insomma, che è stata sospesa, insomma, in attesa di nuovi controlli e di nuove verifiche, beh, guardate Lercio come ha titolato qualche giorno fa: e se la Terra fosse davvero piatta, stop cautelativo dell'Europa alle rotte del Pacifico. Insomma, più la situazione ci sfugge di mano, più è anche semplice immaginarci situazioni, universi alternativi e ipotesi quantomeno paradossali. Di sicuro una certezza c'è, e la vediamo nel prossimo meme. Grazie anche a Robert Downey Jr., che è un po' uno dei meme più virali in assoluto. Anche questa volta ci è stato detto: restiamo in zona rossa a Pasqua per salvare l'estate, così come avremmo dovuto salvare il Natale. Sappiamo bene come è andata a finire a Natale, e quindi siamo tutti un po' Robert Downey Jr. in questa situazione. Situazione che fondamentalmente ci vede tutti più o meno sullo stesso piano. E allora vi mostriamo l'ultimo meme in cui ci troviamo un po' tutti, secondo me, nessuno escluso. Scusi, dov'è l'uscita? Ecco, noi siamo quelle persone all'interno di un labirinto gigante, una fotografia che abbiamo trovato che è stata scattata in Giappone, dove c'è questo labirinto gigante e nessuno che trova la via d'uscita. Al momento, insomma, ci sentiamo di trovarci come i nostri amici giapponesi alle prese con quel tipo di labirinto. Speriamo di avervi strappato un sorriso con questa puntata di Meme Economist. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie e a presto.